Salve a tutti ragazzi, si ritorna sul tubo. Cremonese Milan 0-0, il Milan si ferma, guadagna un punto, il Napoli va a più 8 e così ragazzi, Napoli più 8 0-0, allora non ho visto la partita, non ho visto il Napoli, non ho visto il Milan, non ho visto niente, ero in un locale stasera. E vabbè, sentivo, c'era giù la tele, al piano di sopra c'era giù la tele, sentivo la telecronaca, mi sembra che è stato annullato un gol del Milan, se non sbaglio, e vabbè, è stato annullato un gol del Milan, e di sicuro adesso diranno tutti, ci hanno annullato un gol, il VAR è amico dell'Inter, bla 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 bla, dato che il gol di Danilo non c'era, sì, ci può stare che magari il gol di Danilo c'era. Inter Juventus, però vabbè, non sono qua per descrivere, per fare l'analisi di Cremonese Milan perché non so un cazzo, non ho visto la partita. Quindi ragazzi, allora, sono qua per spiegarvi che sono qua per spiegarvi che ogni partita a sé. Allora, avete rotto i coglioni tutto ieri che l'Inter è fuori dalla lotta a scudetto e la Juve è dentro per un punto. Per me sono fuori tutte e due. La mia idea è che sono fuori tutte e due e faranno una fatica enorme a recuperare i punti. Per me, poi posso sbagliarmi. Io non sono un intenditore di calcio e io posso anche sbagliarmi, non me ne frega un cazzo. Poi vabbè, di certo. C'è chi godrà se sbaglio, magari mi dirà, hai visto, non è andata come dici te, ma a me non me ne frega un cazzo perché il calcio non mi dà il pane, faccio altro per guadagnarmi il pane, quindi non mi cambia niente. Spero, da interista spero che l'Inter faccia una grande rimonta, ci spero sempre, da interista. Quindi ogni partita è a sé. Adesso cos'è? Adesso che il Milan ha pareggiato, adesso il Milan è fuori dalla lotta scudetto, adesso il Napoli adesso avanzato di qua di là. Calma ragazzi, calma, 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 si possono perdere punti, si possono guadagnare punti, bisogna stare calmi, adesso per una partita è già tutto deciso, poi c'è anche di mezzo il mondiale, chissà cosa succede col mondiale di mezzo, dicono che sarà tutto un altro campionato. Vediamo, quindi ragazzi, calma. Allora, di certo adesso i milanisti, adesso tutti a parlare, loro parlano, 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 adesso diranno che l'arbitro di questo, quello, quell'altro, adesso mi sembra che hanno pure rotto i coglioni al Napoli, cioè così così. Comunque tranquilli, secondo me rimanete là sopra e noi alla Juve faremo una enorme a inseguirvi. Per me l'obiettivo di Juve-Inter sarà il quarto posto, magari anche Roma-Lazio permettendo, e secondo me il Milan e il Napoli lotteranno fino alla fine da sopra. Questa è una mia idea che può essere condivisibile e non condivisibile. Quindi ragazzi, ogni partita a sé, quindi questo video è per farvi capire che non è che dovete dire se una squadra vince, vince lo scudetto, se una squadra perde, perde lo scudetto. Non è questo, cioè fino a ieri pomeriggio, fino a ieri prima di Inter Juve, la Juve era fuori da tutto, l'Inter doveva fare una gran rimonta. Invece adesso la Juve farà una gran rimonta, l'Inter è fuori da tutto, ragazzi, calma. Calma, calma. Mamma mia, oh, per una partita così, cioè, adesso l'Inter non ha vinto gli scontri diretti, quindi adesso l'Inter non è in grado di vincere gli scontri diretti. Con le grandi squadre non è in grado. I dati dicono questo, è vero. I dati dicono questo, abbiamo vinto solo con Cremonese, Salernitana, Sampdoria, squadre di media bassa classifica, con tutto rispetto,
È vero, e per questo Inzaghi ha delle colpe, tutti hanno delle colpe, soprattutto mister Inzaghi. Cos'è che volevo dire? Però magari domani, vabbè, domani col Bologna, magari è una partita alla portata per noi, perdiamo col Bologna. Però col Bologna era da vincere, l'Inter non è neanche in grado di vincere. Cioè, adesso fino ad oggi l'Inter vince con le piccole squadre inutile. Magari domani non vince col Bologna, no, però doveva vincere col Bologna. Girate la frittata come volete voi. Poi vabbè, anche magari con l'Atalanta vinciamo, adesso ritorniamo forti e si dimenticano tutti gli scontri diretti che non abbiamo vinto. Adesso dopo l'Inter diventa fortissima vincendo con l'Atalanta. Me lo auguro. Poi non lo so, non lo so. È dura, il Napoli ha vinto, ma il Napoli è tutta un'altra dimensione in questo momento rispetto a me, nonostante che nessuno ci puntava. Quindi vedi l'esempio del Napoli. Tifosi napoletani, giustamente si incazzano per la cessione di Koulibaly al Chelsea, giustissimo. Però vedi, De Laurentiis non tira fuori una lira, De Laurentiis di qua, De Laurentiis di là. Poi dopo che succede? Adesso il Napoli fuori in classifica, Kvaratskhelia, nuovo Maradona, si è girato tutto, e adesso invece va tutto bene. Cioè, non è così, ragazzi, non è così, quindi evitate di parlare prima, prima non si parla mai. Io ho dato una mia idea, secondo me Milan e Inter e Juve, scusate, faranno fatica a inseguire e lotteranno per il quarto posto. Questa è la mia idea. Poi posso sbagliarmi, però non è che, a differenza vostra, che subito di qua, di là, subito mettete i manifesti. Non so se mi sono fatto capire, però questo che volevo farmi capire, quello. Quindi ragazzi, Cremonese pareggia col Milan. A noi non è che cambia tanto perché siamo dietro. A napoletani farà piacere. Vedremo come andrà. Ci sono tanti punti in palio. Vedremo come si aggiusta. Vediamo. Poi, se il Napoli vincerà questo scudetto, io sarei contento per Spalletti e anche per il Napoli, perché io sinceramente io non ho nessuna antipatia verso il Napoli. Quindi mi farebbe solo piacere, poi ovvio, che fino all'ultimo spero in un miracolo e spero in una vittoria dell'Inter, da interista, com'è giusto che sia, com'è giusto così, ognuno deve sperare che vince la propria squadra. Però se non può vincere la mia squadra, perché no? Perché no il Napoli? Poi ovvio, non faccio come Luca Mastrangelo che dobbiamo non guadagnare un punto dal Napoli. No, noi dobbiamo sempre sperare nei 3 punti. Se giochiamo con Napoli dobbiamo entrare in campo per vincere. Saremo sfavoriti, ma entriamo in campo per vincere. Se poi il Milan si prende la seconda stella prima di noi, pazienza, pazienza, siamo stati dei polli noi. Però ovvio che è normale che se andiamo a giocare contro il Napoli, il Napoli si gioca lo scudetto col Milan. È normale che noi dobbiamo entrare in campo per vincere. Come anche il famoso derby che abbiamo giocato e abbiamo dato lo scudetto a Conte alla Juventus. Siamo entrati in campo per vincere. Abbiamo vinto il derby, gran gol di Maicon. Rigore di, mi sembra sì, rigore di Ibra con Julio César che lo provoca. Ibra segna, Ibra risponde. Bel derby. Gol di Maicon. Poi mi sembra noi abbiamo avuto 2 rigori di Milito, se mi ricordo bene. Scusate che con la memoria non è che sono tanto buono. E così, quindi, e quindi noi abbiamo vinto il derby, non abbiamo fatto vincere lo scudetto al Milan, ha vinto lo scudetto la Juve. E per una nostra vittoria sul Milan la Juve ha vinto lo scudetto. Capita, pazienza, però noi siamo entrati in campo per vincere. Quindi questo. Ragazzi, un saluto a tutti da Alessio Lodo, sempre forza Inter, nonostante tutto, sempre forza Inter. E così, vi auguro una buona notte, ci ritroveremo.